Bene Manfred, cambiamo argomento, voltiamo pagina. C'è un Manfred che non ti aspetti, cioè l'imprenditore. Sì, tu stai costruendo il tuo futuro, probabilmente al di là delle gare, che speriamo sia un po' più in là, però intanto ci stai già pensando. Cosa stai facendo esattamente? Ma sì, è già da un po' di anni che proviamo a mettere in piedi qualcosa io con la Manuela, mia sorella. Adesso chiaramente è partito tutto facendo casa nostra, e poi è cresciuta questa idea. Abbiamo realizzato questo Mölk Dolomites Residence, che sono degli appartamenti con colazione. Qua a San Vigilio, dove chiaramente in questa casa abitiamo sia io che la Manuela, e penso che sia un bel progetto per il futuro. Manfred, adesso sei a riposo, però presto tornerai. Tornerai per quanto tempo? Quali sono le tue intenzioni nel futuro? Ma chiaramente adesso sono convinto e sicuro di tornare, e spero come ogni volta quando ho fatto un passo indietro o che sono caduto un po', di riprendermi e tornare ancora più forte di prima. Quelli che mi conoscono sanno che è così. Mi sto già allenando a tutta, e vedremo di tornare al più presto. Chiaramente spero e credo di avere ancora tanti anni davanti a me, non tantissimi, però ne ho ancora davanti a me ancora buoni, e poi dopo vedremo. Chiaramente gli obiettivi saranno innanzitutto fare dei bei risultati ancora in Coppa del Mondo, poi i mondiali, e forse vedremo anche le Olimpiadi, le prossime, e poi si vedrà. E poi, come detto, qua a casa, dietro il banco, forse diciamo del residence, sarò anche lì ogni tanto, vedremo, però quello poi ci penserò più avanti. Beh, d'altra parte sarà in buona compagnia perché ci sono atleti come Bodie Miller, ma anche altri che sembra che Ivica Kostelic sembra che vogliano tirare ancora più in là Beh, se tirano avanti loro, io sono ancora un tot più giovane di loro e lì ne ho ancora un po' di anni, e per quello mi dà ancora più stimolo questa cosa, che se loro riescono ad andare avanti, allora Manfred va avanti alla Allora, un'ultima domanda grande. proprio a partire da questo. Un atleta longevo che va avanti e che è vincente, si dice sempre che ha molto da insegnare ai giovani e che può trasmettere tanto ai giovani. Ma succede questo? È vero che succede? Tu senti di essere un po' questa guida per i giovani che vengono su e loro sentono di avere un traino in te? Ma lo spero, e credo anche di sì, diciamo, di quello che ho vissuto un po' adesso in questi anni, parlando anche ogni tanto con i giovani, o a trovarmi, o sia delle scuole, o per fare un esempio adesso. Io guardavo anche quelli che erano in Coppa del Mondo quando ero giovane, spero che anche loro stanno guardando, e come dico sempre, molto semplice, nel senso, è dura arrivare fin lì, però il semplice è pensare questo, di credere in se stessi e non mollare, che veramente si può arrivare molto lontano.